Poi volevo aggiungere una rapidissima osservazione, perché quello che è stato detto sull'articolo 8 della legge 148 del 2011 è un aspetto interessantissimo. Quella legge è una legge che in qualche modo consente di fare un'operazione interessante, di fare l'operazione di poter far funzionare la contrattazione aziendale o territoriale, senza la preoccupazione incombente della norma inderogabile che frena la contrattazione. Quindi non vediamola come una contrattazione in deroga, ma come una contrattazione rispetto alla quale si sono stati rimossi alcuni limiti legali, quelli delle norme inderogabili. Quindi la contrattazione può andare anche oltre quel limite legale, può sostituire in quel territorio, in quell'azienda, una regola collettiva può sostituirla alla regola legale, quello che già nell'accordo di novembre viene detto quando si dice che ci sono clausole di uscita dalla contrattazione nazionale di adattamenti che si possono effettuare. E per dire che quella lì, quella norma ha avuto un seguito, sta avendo un seguito, io ho secondo me un esempio da sottoporre alla vostra valutazione. Un contratto collettivo, quello degli alimentaristi, che è stato stipulato recentemente, adesso non mi ricordo la data precisa, ma è una questione di qualche tempo, di qualche mese fa. In quell'accordo voi leggete una cosa, naturalmente scritta in modo tale da consentire alla CGIL di firmare quell'accordo, ci dice che non solo gli intervalli temporali tra un contratto al termine e l'altro sono riportati a 20 e 30 giorni, cosa che la legge Fornero consente di fare a tutti i contratti collettivi. Ma c'è un'altra cosa, forse sulla quale l'attenzione non è stata particolare. Ci dice che la contrattazione aziendale potrà ridurre ulteriormente gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l'altro, contrattazione aziendale o territoriale, poco importa. Ma com'è possibile che hanno scritto quella formula? Potete dire, ma questo è un errore, perché non è possibile, la legge non lo consente. È evidente che c'è un retropensiero lì, perché quella clausola si può attuare soltanto ricorrendo all'articolo 8, che non è che deve essere declamato, non è che deve, ma la CGIL ha firmato l'accordo sugli alimentaristi, quindi vuol dire che l'ha condiviso, ha capito che in quel settore, e nel settore del turismo, questo direi in modo molto maggiore, bisogna consentire anche di andare oltre la legge. E allora quello è un esempio interessante. Come un esempio interessante, e ho finito, però era troppo importante l'intervento, è quello del lavoro a chiamata, del lavoro intermittente. Ecco, se posso dire, io sono d'accordo su tutto, ma ecco, mi domando, la legge Fornero che è intervenuta. Dico in chiave, così con quella ottimismo, è una norma che ha penalizzato quel contratto collettivo? Beh, sicuramente sì, perché ha elevato i limiti di età, non c'è dubbio. Però è una legge che ha consentito di eliminare un fattore inquinante di quel contratto contro il quale il sindacato si è battuto. Era il fatto che quel contratto consentiva utilizzazioni improprie, perché quando si leggono le statistiche della direzione ispezione del lavoro e si verifica che il primo giorno di lavoro dei lavoratori a chiamata è sempre quello nel quale c'è l'ispezione, beh, qualche cosa non funziona. Allora, quella comunicazione che la legge prevede, io mi domando, ma non può essere un modo finalmente per sdoganare, un'espressione brutta, ma insomma, per sdoganare questo contratto, nel momento in cui attraverso quella comunicazione, che è un SMS, io sono recentemente fatto un incontro con Ragusa, dice, ma come faccio a fare la comunicazione? Perché c'erano dei manutentori, incontrato, dice, ma io li chiamo la notte, e io ho detto, ma tu caricati sul telefonino un messaggio predisposto, per cui chiami il manutentore che lo fa arrivare e fai partire l'SMS di comunicazione, una cosa semplicissima. E allora la domanda è, siccome ormai lo strumento è bonificato da utilizzazioni improprie, ma perché per aumentare la produttività del lavoro non si utilizza quel contratto attraverso un accordo collettivo?
attraverso un accordo collettivo che deve realizzare questa operazione, perché ho visto i dati, il part-time è importantissimo, ma il part-time è troppo rigido, cioè, serve naturalmente perché se io ho bisogno di lavoratori in una fascia oraria va bene, ma poi è troppo rigido, ci sono motivazioni costituzionali. Il lavoro intermittente ha una flessibilità straordinaria, ma diciamo la verità, è l'unico contratto che elimina il problema del licenziamento, perché io non richiamo più il lavoratore a vita. E allora bisogna mediare, e ci può essere una costruzione col sindacato che dice, ad esempio, io ogni anno garantisco al lavoratore una quota di ore lavorate e quindi di retribuzione comunque, poi magari se non le utilizzo per l'anno prossimo. Cioè dare una garanzia di stabilità all'interno di un'intermittenza. Ecco, se la contrattazione va in questa direzione e queste parole che sono scritte nell'accordo non rimangono sulla carta, questo è il timore, e allora forse andiamo in una buona direzione.